Ciao, sono Valentino e oggi voglio parlarti di un accessorio per il car fishing, per la minuteria, che negli anni è diventato molto controverso, che è il Ledcore. Ok, allora che cos'è il Ledcore? Andiamo prima a spiegare per chi magari non l'ho mai utilizzato. È uno spezzone di treccia con all'interno un piombo morbido. E da qui la parola Ledcore, quindi con il piombo all'interno. E perché è molto controverso? Perché stiamo assistendo a un bannaggio di questo accessorio da parte delle strutture private, perché si sono resi conto che molti pesci vengono ritrovati all'interno della vegetazione morti con questo tipo di accessorio legato al terminale. Ma la colpa ora è da vedere se è di questo accessorio oppure no. Allora, vediamo prima i motivi per cui le persone utilizzano questo tipo di accessorio. Allora, una risposta tipica che mi viene data è utilizzo il Ledcore perché l'ho sempre usato. E in effetti è un accessorio che in passato utilizzavano tutti, per cui ci siamo portati dietro questo elemento senza capire bene il reale utilizzo, cioè il momento in cui ha la massima resa, ma lo mettiamo all'interno della montatura, quindi per tradizione. Oppure qualcuno mi ha detto mi ci trovo comodo, perché? Perché con il Ledcore posso mettere tutto il sistema del blocco del piombo e quindi avere il sistema già bello che è pronto. E in definitiva io vado a fare soltanto il nodo sulla madre lenza. Questo è vero, sicuramente il Ledcore è pratico in questo senso, però non vuol dire che non si possa montare già il led clip direttamente sulla madre lenza e risolvere in maniera differente il problema. Qualcuno invece lo utilizza a prescindere per il fatto che sia mimetico. Ok, in effetti i Ledcore esistono di varie colorazioni e una volta che si poggiano sul fondale effettivamente sono abbastanza mimetici, ma non lo sono al 100% in tutte le occasioni, poi vedremo il motivo. E infine c'è chi la adopera perché lo ritiene più resistente del nylon. Allora, se consideriamo diciamo, il carico di rottura allo strappo, sicuramente il trecciato è più resistente del nylon, ma considerando che molti lo adoperano anche perché lo reputano resistente all'abrasione, questo è un problema perché in realtà non è più resistente del nylon, anzi il trecciato è meno resistente del nylon, però c'è questo luogo comune, questo falso mito che lo sia. E quindi diciamo, questo crea delle difficoltà, specialmente quando si pesca in prossimità degli ostacoli. Ma il Ledcore, quindi, in definitiva, quando è che andrebbe usato? Il Ledcore va usato proprio per la sua anima in piombo nei momenti in cui io pesco con la lenza in bando. Perché? Perché quando pesco con il filo, come si dice, il filo morto, il nylon tende ad affondare, ma ad affondare molto lentamente e non completamente. E quindi se io lo voglio far affondare il nylon devo mettere in tiro, ma se sto pescando marginal, quindi a 10-15 metri dal picchetto, dal pod, io non posso mettere il filo in tiro, altrimenti dal piombo il filo mi si alza completamente. E diventa sia fastidioso per le false partenze e sia poco mimetico. Allora che cosa faccio? Utilizzo il Ledcore. Perché? Perché con il Ledcore io riesco ad appoggiare il filo ed essere mimetico proprio in quell'area in prossimità del terminale. Quindi dal terminale per circa 1 metro, facendo come raggio, io riesco ad avere un'area praticamente in cui è tutto schiacciato sul fondo. Quindi avrò il terminale, la mia esca, il terminale, magari anch'esso piombato, poi ho il piombo, che può essere il line, può essere in questo caso quella clip, e poi ho il Ledcore che si schiaccia sul fondale. E
Questa è una presentazione ottima quando si sta pescando in prossimità della sponda e si vuole essere estremamente mimetici. Mi ricordo anche in passato che qualcuno utilizzava il leadcore senza addirittura neanche il piombo. È una situazione un po' particolare, però a dimostrazione del fatto che questo leadcore abbia questo tipo di, diciamo, questo tipo di risoluzione di problemi. E quando io sto pescando in prossimità della sponda, ma non della sponda opposta, ma della mia sponda, posso utilizzare il leadcore. E secondo me è qui che nasce poi tutta la problematica che si ha con i regolamenti e con il leadcore e con le carpe morte. È che se io invece pesco a distanza utilizzando il leadcore, nel caso in cui la carpa mi dovesse entrare sicuramente più di 1 metro all'interno di un ostacolo, quello che andrò a rompere sarà sicuramente il nylon sopra il leadcore, e quindi il leadcore farà parte di quella parte di lenza che la carpa si porterà dietro, con la possibilità che si possa avvolgere, fare un giro morto su un ostacolo. E in quel caso il leadcore diventa una cosa quasi impossibile da tagliare. E invece, a differenza invece dell'abrasione per contatto, e in quel caso sarebbe molto più semplice. Però io capisco che ci sia questa problematica e che i gestori dei laghi stanno vietando completamente l'utilizzo del leadcore. La cosa assurda è che non si dovrebbe arrivare a questo limite, a questo divieto, proprio perché il carpista dovrebbe sapere di suo che non dovrebbe utilizzare il leadcore in quelle situazioni, ma lo dovrebbe utilizzare nel sottosponda. E questo sicuramente va a discapito della pesca, perché in una struttura, se io volessi pescare in maniera molto mimetica, e quindi fare uno stalking sul sottoriva, in quel caso io, per rispetto delle regole, non posso utilizzare neanche il leadcore. E quindi a questo diciamo crea un doppio svantaggio: lo svantaggio dell'utilizzo del leadcore e lo svantaggio della perdita dei pesci. Ma in che maniera si potrebbe risolvere questo problema? In parte, specialmente per chi pesca lontano dagli ostacoli, si potrebbe risolvere con i leader. Che cosa sono i leader? I leader sono degli accessori simili al leadcore, molto simili, ma non li dovete confondere perché non sono in treccia, sono in nylon, comunque tubicini in nylon in plastica, e dove i nodini, in questo caso i cappetti, sono termosaldati, ma a differenza del leadcore hanno soltanto delle parti. Come in questo contenente tungsteno. Però qual è il vantaggio, diciamo, di questo leadcore rispetto al precedente? Che lo posso mettere anche in tiro e quindi averlo sulla base del fondale ed essere mimetico, oppure anche se io mi mettessi in tiro, a differenza del leadcore, che invece si vedrebbe tantissimo in questo caso, si vede molto meno perché è trasparente. Questo è il primo vantaggio. Il secondo vantaggio che ha è un vantaggio dovuto anche qui alla cura del pescato. Perché? Perché è stato, io mi ricordo che Danny Fairbless fece vedere tanti anni fa come il leadcore, se passato sulle squame di una carpa cuoio, di una carpa specchio, carpa cuoio, specchio, potesse alzare le squame. Invece questo qui in nylon non lo fa. Quindi il problema, ovviamente, io questo ce l'avrei quando sto pescando a distanza, dove il pesce ha maggior possibilità di toccare girandosi con il leadcore. E quindi in questo caso, avendo questo tipo di prodotto, siamo tra virgolette safe anche per quanto riguarda le squame del pesce. Quindi, ricapitolando, l'utilizzo del leadcore, se escludiamo i laghi dove è vietato, io lo utilizzerei e lo consiglio esclusivamente quando si pesca
nel sottoriva, mentre quando ci si distacca dal sottoriva si consiglia l'utilizzo del leader, che poi viene montato, in questo caso è stato montato per l'elicottero, ma può essere montato sia col piombo inline sia con le clippettine. Nel caso invece di pescare vicino a un ostacolo o molto vicino ad esso, io presumo di avere anche a disposizione la barca. Quindi in quel caso escludo tutti e due questi tipi di attrezzi, ma vado ad operare lo snag leader. Che cos'è lo snag leader? È uno spezzone di 0,50-0,60 in nylon che taglio io a una misura all'incirca il doppio della canna, quindi circa 6-8 metri a seconda. E con questo leader così lungo io riesco a risolvere il problema dei pesci che si vanno a rintanare negli ostacoli. Perché? Perché una volta arrivato con la barca sull'ostacolo riesco a prendere questo leader molto resistente ed arrivare al pesce e vedere se nel frattempo il pesce si è riuscito a snamare oppure è rimasto lì. Se è rimasto lì riesco a prenderlo. Si potrebbe montare un gancetto sulla parte filettata del guadino e riuscire a prendere il pesce e riuscirlo anche a guadinare a volte, ma in ogni caso riusciamo sicuramente a salvarlo. Quindi abbiamo la possibilità di utilizzare tre modalità e queste tre modalità non le vado ad operare per tradizione o per comodità, le vado ad operare perché c'è una valenza tecnica. Quindi avrò il leadcore nel sottosponda, il leader a distanza e lo snag leader in prossimità degli ostacoli.